Dunque sono 6 positivi al Covid e quanto venuto fuori dall'ultimo giro di tamponi. 5 calciatori e un elemento del gruppo staff. Per esercitare la facoltà di chiedere il rinvio di una partita, in questo caso il match con la Virtus Entella in programma sabato alle 14, i calciatori positivi dovranno essere più di 8, dunque da 9 in su. A meno che non intervenga la ASL, ipotesi tutt'altro che peregrina, come accaduto per Juve-Napoli. Domani la squadra si sottoporrà ad un ulteriore giro di tamponi. Potrebbe essere la giornata decisiva. Di certo una tegola non di poco conto. La salute, non c'è dubbio alcuno, prima di ogni cosa. Di qui l'augurio sincero a tutti i contagiati di superare senza alcuna conseguenza questa fase, speriamo naturalmente solo momentanea. Si diceva di un positivo del gruppo staff, non è Gianluca Grassadonia, negativo nel successivo controllo post Brescia-Pescara. Vederlo steso sulla panchina nei minuti finali della partita del Rigamonti è stata un'immagine forte, per fortuna solo un grande spavento e nulla più. Altra notizia pubblicizzata dal sito del Delfino, la risoluzione consensuale del contratto col centrocampista Leandro Fernandez. 13 presenze in biancazzurro, Coppa Italia compresa. Ultimi minuti in campo, per la precisione 9, a Monza il giorno di Pasquetta. Quando restano 5 giornate al termine della stagione regolare, un epilogo sorprendente del quale non si conoscono i motivi. Sì, sì.